Cari amici della finanza sul web, ben ritrovati. Bisogna dire che è abbastanza strano il criterio con cui i media mainstream danno le notizie, perché nelle ultime settimane siamo stati letteralmente bombardati da informazioni su un fatto di cronaca, cioè l'uccisione di una ragazza da parte del suo fidanzatino, che ha tenuto banco per settimane, tutti i giorni, su tutti i giornali, su tutti i telegiornali, su tutte le prime pagine delle riviste, eccetera. Invece un fatto immensamente più importante, immensamente più significativo, che ha delle implicazioni enormi da ogni punto di vista, è passato in buona sostanza sotto silenzio come un fatto minore e marginale. Oggi con noi, per parlare di questo gravissimo episodio, c'è Gianmarco Landi. Ciao Gianmarco. Ciao Arnaldo, è un grande piacere essere di nuovo qui alla Finanza sul Web in tua compagnia. Il piacere è tutto nostro. Gianmarco, oggi però noi parliamo di un tema un po' diverso da quelli economici di cui parliamo abitualmente, e parliamo cioè della vicenda che ha coinvolto Epstein, il finanziere americano, e che vede coinvolti all'interno di questa vicenda veramente sordida, veramente inquietante, sostanzialmente tutti o buona parte degli uomini più potenti del mondo. Innanzitutto, come mai tu, che normalmente ti occupi principalmente di temi economici e geopolitici, hai invece voluto approfondire questa vicenda? Qual è secondo te il punto che va oltre la cronaca nera di cui normalmente noi non ci occupiamo? Allora, Arnaldo, non è cronaca nera, qui non stiamo parlando di sciocchezze tipo il patriarcato o di qualche padre di famiglia o fidanzato che è squilibrato e compie delle efferatezze. Qui stiamo parlando di potere ai massimi livelli, perché quando si parla del caso Epstein si parla di un enorme circuito di potere costruito, allestito per il fine di ricattare tutti i principali membri dell'elite della globalizzazione. Al cuore di questa vicenda c'è una donna che si chiama Ghislaine Maxwell, figlia di un apparentemente editore israeliano, ma in realtà figlia di un agente dei servizi segreti israeliani, del Mossad, e lei stessa, come molti sostengono, chiaramente non abbiamo su questo un riscontro oggettivo e mai lo potremmo avere, anche lei stessa un membro del Mossad, dei servizi segreti. Cosa faceva questa donna? Questa donna reclutava delle ragazzine, ha reclutato in pochi anni decine e decine e decine di ragazzine, dai 14 ai 17 anni, e le ha preparate con le buone o alle volte anche con le cattive per essere servite, per essere date in pasto alla libidine, al piacere sessuale di uomini potenti, uomini anche donne alle volte potenti. Questa è la vicenda, è una vicenda sicuramente scabrosa, dai tratti agghiaccianti, che vede protagonista di facciata un finanziere, perché non dimentichiamoci che Epstein formalmente è un uomo che si occupa di finanza, il suo braccio destro, il suo migliore amico è un altro finanziere, un manager di hedge fund che si chiama Glenn Dovin, e quindi praticamente abbiamo quindi un intreccio tra servizi segreti, membri dell'elite di ogni livello, dallo spettacolo alla politica, all'economia, alla finanza, banchieri, e poi abbiamo le vittime che sono delle donne. Questo è il quadro che bisogna... La prima cosa che colpisce in questo quadro che tu ci hai ben sintetizzato, o meglio, sono almeno due le cose che colpiscono. Da un lato commistione tra servizi segreti, nella fattispecie il Mossad israeliano,
uomini dell'alta finanza, quindi membri del sistema finanziario internazionale, personaggi della politica, ma in generale del jet set, cioè tutti coloro che hanno un forte impatto sull'opinione pubblica globale, perché abbiamo visto come insieme a politici di altissimo livello, insieme a imprenditori e insieme a uomini, diciamo, dei vari apparati statali, delle principali potenze globali, ci fossero anche importantissimi sportivi, uomini di spettacolo, personaggi del mondo della cultura, eccetera. Tu dici, tutta questa enorme struttura serviva a ricattare questi personaggi. E alla luce di questo, ad esempio, a me sembra anche più facile spiegare alcuni fenomeni che altrimenti risultano un po' più complessi da capire, come per esempio il fatto che la maggioranza delle star, diciamo così, dei personaggi di altissimo livello del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, eccetera, tendono a pensarla tutti nella stessa maniera, ad appoggiare tutti quanti la stessa narrazione. Ora, anche un altro elemento che è indicativo è che dietro Epstein e dietro la sua compagna, la Maxwell, ci fosse il Mossad. Tu ritieni che questa struttura avesse, diciamo così, intenti politici e ritieni che, ad esempio, la connivenza delle principali potenze nel genocidio di Gaza abbia qualcosa a che vedere con questo? No, lo sterminio di Gaza ha a che vedere con un intento di Netanyahu di proteggere i cambi di sistemi finanziari che si sono in atto, e quindi l'idea di scatenare un conflitto ha un interesse, diciamo, globale, però non ha attinenza con il caso Epstein. Dicevo però non le ragioni dello scoppio della guerra, che sono chiaramente di natura sia finanziaria, sia economica, sia geopolitica. No, mi riferivo al fatto che molti stati, molti governi, oltre che molte associazioni, eccetera, tacciono quando non supportano esplicitamente quello che nei fatti è un genocidio. Ora che sappiamo quanti leader politici erano ricattabili dal Mossad, è forse lecito anche avere il dubbio che dietro questa connivenza ci siano motivi di forza maggiore. Ma indubbiamente è così, cioè noi dobbiamo sempre tenere presente che i leader politici delle nazioni sono degli uomini e qualora avessero in ragione delle loro debolezze dei cedimenti e si rendessero chiaramente ricattabili, è evidente che molte delle loro decisioni politiche sarebbero influenzate da questi scheletri negli armadi che loro ovviamente avrebbero purtroppo realizzato. E in questo senso la vicenda Epstein è significativa perché qui si tratta di, come ripeto, di un circuito che coinvolge non solo il Mossad, ma anche addirittura l'FBI. Vedi, c'è stata una sorta di interpellanza, una lettera fatta da un senatore americano, una donna, una senatrice, Marsha Blackburn del Tennessee, la quale ha fatto una richiesta di comparizione del responsabile del patrimonio di Epstein, contestualmente al responsabile del patrimonio dell'FBI. Chiaramente una lettera di 2 giorni fa, di 3 giorni fa è questa lettera, richiesta quindi ufficiale, e ciò cosa allude? Allude al fatto che ci sia la possibilità che l'FBI sapesse di tutti questi giri di personaggi famosi che andavano sia nella villa Palm Beach di Epstein sia nell'isola St. James. E quindi in ragione di questo uno si rende conto che effettivamente un Bill Clinton si sentiva garantito dal fatto che coperture dell'FBI e dei servizi segreti tutelassero, diciamo così, il suo divertimento con ragazzine di 15 anni, di 16 anni. E quindi in questo senso bisogna pensare a qualche cosa di accettato, qualcosa di sistemico, non di isolato. Aggiungo però,
perché secondo me è importante, che questa vicenda viene scoperchiata grazie a una ragazza, adesso è una donna, di 17 anni, che si chiama Virginia Roberts, utilizza nell'atto Giuffré, che è il cognome del marito, perché tutto nasce da una vicenda giudiziaria, Giuffré against contro Maxwell, perché questa ragazzina praticamente era una dipendente a Mar-a-Lago, dipendente estiva, cioè sai, molti ragazzi a 15 anni, 16 anni vanno a fare i camerieri, pure vanno a fare le pulizie, in America c'è questa abitudine. E questa ragazzina fu reclutata da Epstein o dalla Maxwell, fu reclutata per fare delle attività che non erano quelle che evidentemente lei pensava o per la quale era stata ingaggiata. Lei si ritrovò praticamente catapultata nell'isola di Epstein e fu costretta a avere rapporti con il principe Andrew, il fratello dell'attuale re della colonia britannica. E chiaramente poi, tornando in patria, lei diede una voce e da lì a breve Epstein fu cacciato da Mar-a-Lago, fu cacciato da Mar-a-Lago da Trump, perché chiaramente Trump era il padrone di questo circolo di golf. All'epoca era solo un circolo di golf, non la sua casa. E a seguito di questa vicenda poi si è aperto un procedimento giudiziario a New York ed è venuto fuori che di case come quello di Virginia Giuffré non ce ne sono una manciata, ce ne sono decine e decine. Tutte le notizie che stanno venendo fuori sono testimonianze in sede giudiziaria, quindi bisogna dare credito perché nessuno va a dire in sede giudiziaria, oddio, qualcuno può anche dirlo, qualche bugia, però quando sono tante ragazze, quando sono decine e decine di ragazze che Che ripetono, raccontano oltretutto la stessa cosa nei dettagli, nel senso che c'è certo, una totale raccontano. convergenza delle testimonianze. È evidente che è così, che quello che è successo è quello, non è che ci sia poi tanto, è giusto fare i garantisti, ma poi bisogna anche non essere stupidi, bisogna riconoscere quello che è in base a quello che emerge. E cos'è che è emerso? È emerso che ci sono delle donne che oggi hanno dai 33-34 anni fino ai 40, che ce l'hanno a morte, non tanto con Epstein, oppure con cui ce l'hanno a morte, ma con questa donna, con la Maxwell, con Ghislaine Maxwell. Perché era lei a irretirle, era lei a promettere dei vantaggi o addirittura avere anche delle maniere brusche. C'è una svedese, la Sjöberg, non mi ricordo il nome, che aveva 15 anni quando fu catapultata nell'isola di Epstein, che si rifiutava di avere rapporti con maschi adulti. E questa ragazzina fu quasi segregata, gli fu addirittura tolto il passaporto, fu minacciata se non avesse ovviamente dimostrato accondiscendenza sessuale nei confronti degli amici della Maxwell. E quindi questa Maxwell era una che con le buone o con le cattive comunque arrivava all'obiettivo. L'obiettivo era quello di riempire il letto di queste persone potenti con delle ragazzine per compiacerli, ma in realtà non per compiacerli. Perché tutta quella abitazione era piena di telecamere e microfoni. Questo è Ma non l'aspetto. mi dire. No, ma questo è l'aspetto che non viene messo in luce nei media, perché questa è destinata a diventare una valanga. Il migliore amico di Epstein si chiamava Glenn Dubin ed è un amministratore di hedge fund, un collega, diremo, di Epstein, perché si occupa di finanza. A quanto è emerso da alcune testimonianze che sono negli atti, questo finanziere aveva casse, è scappato dall'isola, scappato tra virgolette, con delle casse di materiale informatico, perché probabilmente ci saranno migliaia e migliaia di registrazioni o di file audio o anche fotografie, perché si parla anche di fotografie, che sono poi il vero tesoro di queste attività. Perché tu capisci che quando hai su Clinton qualsiasi cosa di scabroso, quando hai tu sul CEO della Barclays, piuttosto che su Dershowitz, che è un personaggio che noi non conosciamo in Italia, ma che è un grandissimo legale a cui tanti giudici in America fanno
fanno riferimento, ma soprattutto fa riferimento l'Harvard, che è una delle più importanti università americane. E tu hai molto potere da giocarti sul tavolo, perché se non convinci con le buone qualcuno, lo puoi convincere, lo puoi persuadere, lo puoi, diciamo, rendere amici consigli con le cattive. Con un ricatto che peraltro è tanto più devastante perché noi siamo relativamente abituati a sentire storie di amanti, di politici, insomma, di rapporti extraconiugali, ma in fondo nessuno ci fa particolarmente caso. Cioè, prendiamo anche tutto il gossip, i pettegolezzi che ci sono stati sulla relazione tra Meloni e il suo compagno e padre di sua figlia. Sono cose che interessano gli appassionati di gossip, ma insomma lasciano un po' il tempo che trovano. È diverso quando si parla di bambine, è diverso quando si parla di minorenni trascinate in un'isola per compiacere appunto uomini che potrebbero essere i loro nonni molto spesso. Quindi è anche una questione di gravi reati che rendono assolutamente ricattabile un politico, molto di più che non una banale storia di sesso extraconiugale con questa o quella stagista o con questa o quella segretaria. Qui parliamo di reati e parliamo di rapporti con minorenni. Però la cosa che è interessante indagare, è interessante mettere in luce, è il fatto che è capire chi sono i mandanti, perché sappiamo chi sono in buona sostanza le persone ricattate, cioè o le persone riprese, filmate, eccetera. C'è il principe Andrea d'Inghilterra, quindi l'intera corona inglese in questo caso è sotto scacco, perché se il figlio della regina viene travolto da uno scandalo di questa portata, è chiaro che adesso la regina è morta, ma insomma è chiaro che il re, suo fratello, sua madre non sono La responsabili. corona La corona è sotto è scacco. infangata. Poi la famiglia Clinton, quindi quello che era il presidente degli Stati Uniti, oltre che la corona inglese. Poi c'erano vari personaggi del mondo politico, sia anglosassone sia occidentale, abbiamo detto personaggi dello sport, dello spettacolo, eccetera. A quanto pare c'è anche il nome di alcuni religiosi, si è fatto il nome, poi saranno le inchieste eventualmente ad appurarlo, il nome di alcuni religiosi di primissimo piano. Allora, cioè, diciamo le cose come devono essere dette, io faccio un crescendo. Allora, innanzitutto i nomi che sono usciti e le dinamiche che sono state raccontate sono una parte di ciò che è accaduto su quell'isola. Oltre a un piano ufficiale, cioè oltre ai primi piani, dove c'era un salone con un bellissimo dipinto di Bill Clinton con le scarpe da donna con i tacchi rossi, come quello dei movimenti contro il patriarcato, cioè, notate quindi anche l'assonanza ideologica con un certo mondo. Oltre al primo piano c'era anche un piano sotterraneo dove c'erano delle stanze, dove ci sono su quell'isola, sull'isola di St. James, delle stanze dove chissà cosa è successo. Ci sono comunque i circuiti delle telecamere, chissà cosa verrà fuori. Sicuramente Bill Clinton c'è stato sull'isola, ma c'è stata anche Hillary Clinton. Per fare che cosa? Io non penso che Hillary Clinton avesse piacere di frequentare ragazzine di 16-17 anni, o forse sì, o forse no, non lo so, però su quello aereo è salita anche Hillary Clinton. I nomi che sono venuti fuori, che distruggono chi? Una famiglia, come ad esempio la famiglia Prince Cake dell'Illinois, che è famosa per essere proprietaria di una grande catena alberghiera, ma politicamente significa qualcosa perché il governatore dell'Illinois è un democratico, è il cugino della persona che è coinvolta ed era il principale sponsor nell'Illinois di Barack Obama, del senatore Barack Obama, che fu eletto, come ricorderete, senatore prima di diventare deputato, di presidente. Fu eletto senatore a Chicago. Quindi
Quindi quando una famiglia di riferimento del mondo Dem collegata a Barack Obama viene coinvolta e c'è un risvolto anche politico, ribadisco, il cugino di questa persona coinvolta è il governatore dell'Illinois. Quando viene coinvolto come dicevi tu, Andrew, il principe Andrew, beh, il rimando è diretto a Carlo, al fratello maggiore. Sappiamo se anche lui è stato coinvolto nell'isola. Probabilmente è stato coinvolto anche lui. Ed in ultimo, ma non per importanza, viene tirato in ballo il Papa, cioè in questi incartamenti viene dato ad intendere che ci sia un coinvolgimento del Papa, non è specificato Quale quale papa? Papa, secondo me è implicito che sia il Papa attuale, perché se queste sono dichiarazioni di un anno fa, di 2 anni fa, di 3 anni fa, quindi nel momento in cui una donna di 36-37 anni ricorda una vicenda e dice: ma chi c'era pure? C'era il Papa. Non è realistico che fosse Giovanni Paolo o Ratzinger, perché all'epoca un papa non si può muovere e non può essere amico di Ghislaine Maxwell fino a quel punto. Chi può essere attivo a quel mondo per un fatto proprio non solo ideologico, ma per un fatto quasi evidente, può essere solo quello attuale. E una donna che si riferisce, che dice che c'è il papa, vuol dire intende il papa. Anche dicevamo noi telefonicamente che in base ai tempi, ma questo sono delle riflessioni insomma, di pura logica, in base ai tempi della vicenda, un cardinale, peraltro delle Americhe, avrebbe potuto in maniera molto più nascosta partecipare a questi eventi, il Papa se, regnante, cioè Ratzinger o ancora prima Giovanni Paolo II non si sarebbe potuto spostare in maniera così anonima, mentre invece Però appunto vedi, il no, voglio cardinale essere sì. preciso su questo punto, però vedi, perché i documenti che sono usciti e le testimonianze che sono usciti sono parziali, perché non si capisce per quale motivo sia stato coinvolto il Papa e nell'arco dell'interrogatorio sia stato chiesto se la Maxwell fosse stata in compagnia del Papa o si fosse fatta fotografare in compagnia del Papa con il seno scoperto, perché questo è stato oggetto durante la testimonianza di discussione. Cioè il magistrato o l'attorney che ha fatto l'interrogatorio, che ha preso la testimonianza, ha chiesto: ma il Papa era alla presenza del Ghislaine Maxwell e si è fatto fotografare con lei, che era in topless o no? E la ragazza ha detto: no, con il Papa la foto che io ho visto non era in topless. Beh, questi diciamo che poi alla fine sono dettagli, nel senso Sì, ma sono se la dettagli che però. Sì, però poi. già il Allora. fatto che fosse presente sull'isola in qualsiasi circostanza, in qualunque condizione, è di per sé un fatto esplosivo. Tra Che l'altro, potrebbe essere stato presente sull'isola, sì, certo, perché nel tieni caso che. presente che noi dobbiamo comunque dire queste cose perché sono ovviamente testimonianze in un'aula, in un contesto giudiziario, quindi non è che uno vada a dire queste cose che si va in, cioè magari Atti qualcuno ci può pubblici anche, in un un processo. mitomane ci può anche stare, però qui si tratta di tante, tante donne che praticamente stanno dicendo queste cose. La cosa sconvolgente, secondo me, non è questa, è che quando poi si va e quindi rispondo alla tua domanda importante, quando si va a indagare, ma questo Epstein e questa Maxwell, per conto di chi facevano tutto questo lavoro apparentemente di divertimento, per chi hanno costituito questo paese dei balocchi che in realtà serviva a far diventare asini tutti questi qua e quindi a farli diventare schiavi da lavoro, asini, la metafora di Collodi è corretta. Per conto di chi faceva tutto ciò? Si trova un elemento, un comune denominatore, la famiglia Rothschild, perché Lynn Rothschild
la moglie di Evelyn, Forrest Lynn Rothschild, ha sponsorizzato fortemente questa coppia, cioè Epstein Maxwell. Ci sono molteplici testimonianze ed evidenze che dimostrano come questi due personaggi siano stati spinti, quindi considerati una sorta di modello sociale proprio da questa famiglia, dai Rothschild, cioè ripeto, da Evelyn e Lynn Rothschild. E quindi in un certo qual senso sembra quasi che siano un braccio operativo della famiglia Rothschild. Ecco perché volevo arrivare a questo, nel senso che noi sappiamo che Epstein è morto. Ti posso fare una precisazione? Prego. Ieri sera alla Fox News una importantissima anchorman e giornalista che si chiama Kendall, Megyn Kendall della Fox News, ha detto alla Fox News: "Ma poi siamo sicuri che Epstein sia morto?" Si è fatto una risata. "Secondo me non è morto", ha detto lei. Quindi io riferisco, ambasciatore non porta pena. Il fatto che sulla Fox News una giornalista famosa, ripeto, Maggie Kendall, dica abbia fatto un'affermazione del genere ieri sera, è ancora di più spiazzante, cioè ancora di più. Però sia in un caso che nell'altro, cioè qual è lo scenario che secondo me questi elementi iniziano a raccontarci? Ipotizziamo che Epstein sia morto. Ovviamente è stato ucciso. Se è morto, perché è virtualmente impossibile che un uomo che è detenuto in quelle condizioni, quindi dovrebbe avere le telecamere e le persone in un processo che è il processo del millennio, che lo seguono anche quando dorme, e invece miracolosamente tutto spento, tutto. Quindi insomma, il fatto che sia stato ucciso nel caso sia morto è evidente, ma Sono d'accordo con te, però se noi dobbiamo dare retta ai media, io non do retta, si è impiccato, quindi è un suicidio. Quindi ufficialmente è morto per suicidio, se noi dobbiamo dare credito, è morto per suicidio. Secondo me non è morto, perché in quel periodo Trump contava molto in America e secondo me Trump sta giocando al gatto con il topo. Se vuoi che lo dica come la vedo. Allora, un momento, cioè, Mia elucubrazione questa, non è un fatto. Per me Trump sta giocando al gatto col topo. è interessante questa ipotesi, cioè cosa volevo dire? Che se questo Epstein è stato ucciso, da chi può essere stato ucciso? Allora, non dalle persone che lui ricattava, perché se i Clinton, avessero voluto liberarsi di lui, lo avrebbero potuto fare molto più facilmente quando era a piede libero che non in un carcere di massima sicurezza. Cioè, se qualcuno mi ricatta, se domani tu mi ricatti con un file, io ti voglio far fuori, non aspetto che tu sia in carcere con 50 telecamere, lo faccio quando sei a piede libero, scenando una rapina, qualsiasi cosa. Quindi, se è stato ucciso, non è stato ucciso da coloro che lui ricattava. Quindi. Ma chi l'ha ucciso potrebbe essere solo la CIA, cioè quelli che magari cioè CIA o Mossad intendo, chi può Ammesso che fare ci sia una un'operazione del differenza genere? tra le Sono due solo i entità. servizi, Arnaldo. Allora, Certo. probabilmente la sua uccisione ha rassicurato l'elite della globalizzazione. E se cosa può essere successo? Che o effettivamente CIA Mossad oppure FBI abbiano avuto questi apparati che noi chiamiamo Deep State, abbiano avuto effettivamente la forza per ucciderlo, perché può esserci anche, cioè questa è una cosa fattibile, è ufficialmente comunque è dato per impiccato, Sì, vabbè. oppure Trump aveva talmente il controllo della situazione che ha detto: "Benissimo, io vi voglio dare sicurezza che voi potete comunque recuperare la situazione, perché sì, lo facciamo fuori". Però la cosa significativa non è solo Epstein, ribadisco, perché il suo miglior amico, peraltro amico anche la moglie era amica della Maxwell,
è Dubin, è Glenn Dubin, è lui che aveva il compito di gestire la mole di informazioni che venivano prodotte da queste attività apparentemente libidinose, apparentemente soltanto oscene. La mole di materiale è stata raccolta da questo uomo, ma questo uomo dove sta? Questo è vivo. Perché nessuno lo va a interrogare? Evidentemente ci sono anche tante possibilità di proteggersi. Se io avessi ricattato per anni tutte le persone potenti, dal giudice della Corte Suprema al miliardario, ai Rettori delle università, intellettuali ricchi. principali banchieri del mondo, cioè tutta gente che anche solo pensare di ricattare un banchiere cioè un banchiere di una grande banca con uno schiocco di dito muove un paio di milioni e fa fuori chi vuole a livello materiale, però se tu, cioè, tu non puoi, A cioè, meno questi che quelle persone è non il siano ben maggiordomo di qualcuno. organizzate. Oh, ecco. Cioè, nel senso che se tu agisci per conto terzi, come io ritengo e anche tu ritieni fosse il caso di Epstein, cioè che fosse un dipendente di una struttura, tu puoi anche uccidere Epstein, non cambia nulla, i dati, le registrazioni, sono in mano a questa struttura. Quindi l'uccisione di Epstein non ti serve, a meno che lui non sia costretto a rispondere alle domande in un tribunale, allora lì magari ti può essere utile ucciderlo, altrimenti no. Ma il punto è questo, cioè che è evidente che lui non agisse in proprio, ma fosse semplicemente un factotum, un organizzatore di altri soggetti. È per questo che non è morto molto prima. Però mi interessava la tua ipotesi, cioè tu dici io penso che possa non essere morto e Trump stia giocando al gatto col topo. Ci spieghi un po' meglio questa tua idea? Allora, la questione è molto semplice. Epstein è stato arrestato. La Maxwell è ufficialmente in carcere, non ufficialmente, è in carcere, si è presa 20 anni. E questa vicenda, cioè noi possiamo, quello di cui noi stiamo parlando, nasce da una denuncia di una donna che era una dipendente di Mar-a-Lago, perché si tratta di Virginia Roberts, diventata poi Virginia Roberts in Giuffre, Giuffre senza l'accento. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che la lotta contro l'elite della globalizzazione, Trump, non l'ha iniziata nel 2016, ma l'ha iniziata molto prima, e neanche nel 2012, quando appoggiò Mitt Romney a denti stretti e quando sosteneva che nel 2012 Obama avesse truccato le elezioni, perché Trump, che le elezioni fossero truccate in America, non è che l'ho detto solo nel 2020, lo andava dicendo anche nel 2012, perché sosteneva che Obama avesse rubato le elezioni, ma addirittura prima. Peraltro ha un candidato che lui non apprezzava particolarmente, quindi era un'idea che evidentemente lui coltivava in maniera assolutamente autonoma. Sì, ma Trump non è solo, cioè, quello che voglio dire qua non si tratta di apparati che si sono scontrati, perché Trump, se non avesse avuto l'appoggio di alcuni apparati militari, oltre che di alcuni esponenti del capitalismo americano che erano stati penalizzati dalla globalizzazione, perché non dimentichiamoci che Trump comunque è il Make America Great, Make America Great Again, non è solo Trump, ma è una coalizione di americani, è un percorso di rinascita dell'America che passa attraverso membri dell'esercito influenti e anche attraverso membri del capitalismo americano e del Partito Repubblicano, perché personaggi come Giuliani, ad esempio, cosa sono? Sono pezzi importanti dell'America. Imprenditori, la quinta donna più ricca del mondo, adesso è inutile dire, in America è stata una delle principali finanziatrici di Trump, quindi Trump era sicuramente un membro dell'elite, ma non era un membro dell'elite della No, globalizzazione. è chiaro che ci siano due blocchi che si Due scontrano, blocchi, due visioni. sicuramente quello finanziariamente più debole era quello di Trump, ma la capacità e la forza di proteggere questa Virginia Giuffre sicuramente l'esercito l'aveva, perché questa che si mette contro la Maxwell lo fa solo se qualcuno la protegge.
E dietro poi a Virginia Max, a Virginia Roberts in Giuffre, c'è stato adesso da quello che emergo io, da quel poco che sono riuscito a vedere, perché l'altro ieri sono uscite fuori 1.000 pagine, oggi ne sono uscite fuori altre 1.000, non si fa in tempo neanche a buttare l'occhio e a digerire. Io sono uno che legge molto rapidamente, però qui c'è da perdere la testa su questa roba qua, c'è da stare delle settimane. Da quello che capisco io, cioè, non è una cosa improvvisata, è una cosa studiata a tavolino, neanche forse negli ultimi 3-4 anni, secondo me ancora prima. E tu dici che Trump e diciamo quel pezzo del sistema che si contrappone ai globalisti avesse assunto queste informazioni e l'eventuale presenza ancora in vita di Epstein in funzione, diciamo, antiglobalista, cioè in funzione di lotta contro l'altro pezzo del sistema, quello Ma che sì. finora era quello dominante. Allora, far venire fuori queste verità dell'isola di Epstein vuol dire non solo tagliare la testa alla società americana dominante, cioè all'apice della società americana, perché coinvolgi rettori, magistrati, politici, uomini dello spettacolo, vuol dire fare fuori al modo attraverso cui ha funzionato il mondo negli ultimi 20-25 anni. Se tu non ti proponi di cambiare il modo di funzionamento del mondo, le logiche di funzionamento del mondo, se non vuoi uccidere la globalizzazione e non hai la forza di uccidere la globalizzazione, non puoi pensare di andare a fare la guerra a Maxwell ed Epstein, perché Maxwell e Epstein sono il maggiordomo e la cameriera di nobili potentati di cognome fanno Rothschild o addirittura gesuiti. Quindi tu stai andando a fare una guerra che non è una guerra per moralizzare l'elite o i comportamenti sessuali di qualche politico e di qualche vizioso del mondo dello spettacolo. Tu vuoi fare la guerra alla globalizzazione, perché questo è in sostanza, secondo me. E io aggiungerei anche al sistema mediatico, Sì, perché vabbè, quello un'altra cosa chiaro. che è uscita è la connivenza della CNN, di tutta una serie di network che ci raccontano, ah, il grande giornalismo, quelli seri, quelli bravi, eccetera, che quando i giornalisti, i loro giornalisti gli portavano queste informazioni, c'era un caso enorme. Dicono, no, ma non importa niente a nessuno, ma chi lo conosce questo Epstein? Avevano detto, non interessa, non ci interessa. Questo che sta uscendo è anche una bomba sulla credibilità, per chi ancora ci credeva, della stampa mainstream. Dubbio. Quindi, insomma, il quadro che tu descrivi a me sembra molto realistico, nel senso che non può essere una cosa capitata. Queste cose non capitano, è una cosa che fa parte di uno scontro che peraltro è in atto anche nella Chiesa Cattolica. Cioè anche nella Chiesa Cattolica c'è uno scontro tra due visioni, tra due gruppi antitetici. Certo, questo secondo me è uno degli aspetti più significativi di ciò che stiamo vivendo, perché se io fossi un giudice di New York che vuole colpire determinati comportamenti assolutamente squali da parte dell'elite, perché chiaramente impiegare una ragazzina di 15-16 anni per costringere a atti sessuali per ricattare i potenti è qualcosa di schifoso, però non vado a tirare fuori il nome del Papa. Perché coinvolgere il nome del Papa? Perché far emergere nei documenti il nome? Lì è chiarissimo, il Papa non è che si può filosofeggiare. Perché coinvolgere il Vaticano? Ora, qualcuno può dire che non era il Papa Francesco, ma era Papa Giovanni II. Secondo me è poco rilevante, cioè tu stai tirando in ballo il Vaticano, perché altrimenti il Papa non lo tiri in ballo, sono amici. Perché non lo tiri in ballo se non c'è effettivamente ciccia che si può arrostire? Evidentemente c'è anche della ciccia da arrostire in quell'ambito. Vedi, è morta Jeanette Hosbard, che molti conoscono, altri non sanno neanche chi sia, che era una divulgatrice complottista, una
una sorta di estremista del complottismo. E la prima a dire queste cose, queste cose oscene che cadevano nell'isola di Epstein, l'isola di St. James, fu proprio lei. Lo stesso Alex Jones, che è un altro complottista ante litteram, diciamo, più che ante litteram, un complottista d'avanguardia, affermava queste cose, ma adesso noi dobbiamo comunque ritenerle altamente plausibili. È altamente plausibile che ci sia un traffico di esseri umani, perché questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Queste decine e decine di ragazze, che adesso ripeto sono delle donne, sono solo la punta di un iceberg, potrebbe esserci dell'altro sotto. Perché poi vedi, la Fondazione Clinton, insieme alla famiglia Rocci e insieme al Vaticano, si è riunita alcuni mesi fa perché ha l'obiettivo di tutelare i bambini, che è filantropia, che è qualcosa Mi di nobile. vengono i brividi solo a pensarci ai No, no, Clinton, ai ma Rothschild purtroppo. e ai Bergoglio che tutelano i bambini. Ma questo è quello che succede. Se uno va a vedere gli atti ufficiali, si vede che la Fondazione Clinton, Lynn Forrester Rothschild e Papa Bergoglio vogliono fare delle attività nel mondo, quelle che viaggiano su logiche offshore transnazionali, per tutelare i bambini. Questa filantropia che hanno questi personaggi. Voglio dire, quando io penso subito a Soros, penso a Bill Gates, e sulla parola filantropia inizio ad avere dei dubbi, no? È un po' come la parola Partito Democratico. Io sono democratico, però se vedo il Partito Democratico inizio ad avere dei dubbi, anzi, ho la certezza che non abbia nulla di democratico. Allo stesso identico modo inizio ad avere dubbio che non ci sia nulla di filantropico in queste iniziative che Lynn Forrester Rothschild, grande sponsor di Epstein e di Maxwell, e amica di Papa Bergoglio, non ci sia niente di filantropico e soprattutto di tutela dei bimbi, dei Mi sembra bambini. abbastanza evidente e quello che emerge è che questi rapporti, diciamo, non uso il termine perché altrimenti il rischio è che bannano il video, ma rapporti tra persone adulte e persone non adulte, quindi quel fenomeno lì, sia estremamente diffuso nelle elite e sia assolutamente incentivato proprio perché è l'elemento con cui tu sei in grado di ricattare chiunque, perché non c'è altra cosa in grado di distruggere l'immagine pubblica di chiunque, sia che si tratti di un religioso, sia che si tratti di un politico, ma anche che si tratti di un uomo della cultura o dello spettacolo o dell'accademia. Perché se, voglio dire, l'attore famosissimo di Hollywood si scopre che ha una relazione con una donna sposata, non importa niente a nessuno, in alcuni casi addirittura può essere un elemento di pubblicità, mentre invece se si scopre che quell'attore andava con bambine di 12 anni, immediatamente la sua immagine è distrutta. Quindi quello è l'elemento con cui si possono ricattare le persone. E noi Però vediamo un sistema che si basa sul ricatto a tutti i livelli. sì, no, aggiungo perché secondo me questa è una cosa importante, che purtroppo il Vaticano ha questo tallone di Achille, perché molti scandali, molti cardinali sono andati in disgrazia per questioni, e lo stesso Papa Benedetto XVI. Qualcuno afferma che sia stato indotto alle dimissioni sfruttando gli scandali che il fratello, gli scandali a livello di sessuale, a livello di pedofilia, che il fratello del Papa, purtroppo questi scandali vedevano coinvolti il fratello del Papa. E aggiungo, perché questa secondo me è anche una cosa importante, che potrebbe essere in atto una finestra di Overton all'incontrario, nel senso che per poter svelare determinati aspetti bisogna iniziare raccontando la realtà di ragazzine di 15, 14. Esatto, esattamente quello che ho pensato io, esattamente quello che ho pensato io. Cioè,
Cioè che anche quando tu dicevi del fatto che c'era un piano di sotto e un piano di sopra, e Esatto. anche il fatto che queste ragazzine fossero, oltre che di 15-16 anni, quindi sempre illegale, sempre mostruoso, ma comunque diciamo meno patologico, ma che fossero anche ragazze sostanzialmente svedesi, statunitensi, di famiglie relativamente normali, quindi anche, diciamo, Molto belle, molto molto belle, belle. ma al tempo stesso voglio dire, non bambine prese in una strada a Rio di quelli che spariscono a decine o centinaia di migliaia ogni anno e non si sa che fine facciano. Quindi il fatto che questa fosse, diciamo così, la parte più visibile e sotto ci sia molto altro, ancora peggiore, è qualcosa che secondo me è molto sensato, ma già questo pone, diciamo, trasforma, se arrivasse come dovrebbe arrivare all'opinione pubblica e non rimanesse a pagina 30 del giornale, beh, dimostra ancora una volta quanto le accuse di complottismo che ci vengono fatte da 10 anni siano in realtà totalmente infondate, nel senso che puntualmente poi si scopre che quello che ci raccontavano essere delle fantasie folli di gente come noi che non ha niente di meglio da fare che immaginarsi complotti, poi invece diventano atti giudiziari in cui si vedono servizi segreti che ricattano politici, uomini della finanza, uomini dell'economia, e elite in generale, creando di fatto un sistema basato sul ricatto a livello globale. Quindi, insomma, già quello che è uscito è sconvolgente. Poi stanno uscendo continue rivelazioni, quindi prepariamoci a vederne delle belle. Oggi è uscita quella, no, oggi, ieri è uscita quella del Daily Mail, che è veramente molto, secondo me, pregna, e cioè Vanity Fair nel 2012 stava dando spazio ad una denuncia di due ragazze, che erano chiaramente donne, erano trentenni all'epoca, le sorelle Famer. Le quali lamentavano di essere cadute vittime di Epstein e della sua predazione sessuale, e addirittura Bill Clinton in persona, quindi non per interposta persona, si è recato fisicamente nella redazione di Vanity Fair e ha minacciato di fare fuoco e fiamme se fosse stato pubblicato quel servizio, se fosse dato spazio a queste due ragazze che chiaramente lamentavano di essere state vittime di abusi da parte di uomini. Quindi questa non è una cosa che sto dicendo io, e non è una, cioè, questo è il Daily Mail di ieri che ha pubblicato questo. Ieri sera ha pubblicato questa notizia. Quindi sta venendo fuori, secondo me, un tanfo veramente molto forte, e investirà l'elite globalista. Questo, secondo me, potrebbe essere. Veramente siamo a una svolta. Eh sì, questo è un fatto anche proprio la tempistica in cui si verifica è molto indicativo e significa sicuramente un cambiamento molto forte. E tra l'altro noi stiamo vedendo soltanto la prima parte, perché appunto molto dovrà ancora uscire. So che tu appunto stai seguendo molto, molto dettagliatamente questa E vicenda. poi Bill Clinton, vedi, Bill Clinton è significativo perché nel fine anni 90, quando era presidente, lui fu messo sotto il torchio per una 19enne, che in realtà, chi sa le storie, sa che era già quando era governatore frequentava casa Clinton. Ora saltano fuori 15enni, La 16enni, Lewinsky, tra l'altro, e poi Franceschi. curiosamente, Monica Lewinsky, tra l'altro, curiosamente, molte di queste ragazze o ragazzine hanno rapporti, diciamo così, con il Mossad in qualche misura, o comunque hanno in genere una precisa identità. E anche questo è molto strano come elemento. Ma il punto è, forse però se dietro ci sono i Rothschild già la cosa diventa un pochettino più comprensibile, ma il punto è che se tutto questo sta uscendo ora,
anche se soltanto in parte, beh, questo cambia completamente la narrazione globale. E se tu pensi, per esempio, qua nella questione del Pizzagate, come i media, che vedeva tra l'altro protagonisti gli stessi Clinton, Pizzagate, per chi non lo ricordasse, era una vicenda sempre legata a rapporti tra bambini e Hillary però, il Hillary. Pizzagate prevedeva Hillary soprattutto con una mail di cui dobbiamo essere grati a Julian Assange, che è stata secondo me rivelatore, perché anche io all'inizio non credevo a queste cose, mi sembravano impossibili, però quando io ricordo lessi una mail di Bill Clinton diretta a Obama, no, di Bill Clinton, di Hillary Clinton, segretario di Stato, a Barack Obama, presidente, in cui il segretario di Stato rimproverava il presidente degli Stati Uniti d'America di aver consumato una pizza alla Casa Bianca, cosa che secondo Hillary Clinton era assolutamente disdicevole. Beh, nel momento in cui io ho letto quella mail, dico: ma cioè, come mai Hillary Clinton si permette di fare questo? Ma non solo, già è anomalo che un segretario rimproveri il presidente, ma soprattutto per aver mangiato una pizza alla Casa Bianca, cioè come se, Certo. voglio dire, come se non so, la russa rimproverasse in una mail la Meloni di aver mangiato un panino, insomma, non funziona. Dietro questi vocaboli, la pizza, poi c'erano anche altri termini, le patatine, insomma, sì. Hot dog, hot L'hot dog. dog, eccetera, si indicavano bambini di un genere o di un altro, quindi bambini maschi, bambine femmine, eccetera. Non peccati di gola, diciamo No, così, ecco, non erano era peccati anche di gola, perché, erano insomma, di è altro abbastanza, genere. abbastanza difficile immaginarsi gli uomini più ricchi e potenti del mondo che si disperano perché non riescono a ordinare una pizza, insomma. Però quello che dicevo è che i media in quel caso hanno descritto chi ipotizzava questo scenario come un pazzo, come ma che cosa vi andate a inventare? Ma figuria. Adesso si trovano in seria difficoltà, forse per questo mettono a pagina 80 queste notizie e mettono le prime 79 pagine sul il femminicidio della ragazza del nord Italia. Però tanto deve ancora uscire, quindi oggi noi vi abbiamo dato il quadro dello stato attuale. Ma io spero che Gianmarco, che sta seguendo attivamente questa vicenda, ci terrà aggiornati anche nel prossimo futuro, quando usciranno nuove rivelazioni e quindi sì, lo scenario apparirà più chiaro anche riguardo a quello che tu dicevi, cioè la possibilità che tutto questo sia il segnale di un cambiamento radicale negli equilibri di forza tra le parti del sistema che si combattono. Sì, Quindi, questo è quello grazie. che penso io, sì. Io penso che sia questo, io penso che queste vicende siano note ampiamente, il problema è renderle pubbliche e avere la forza di renderle pubbliche e fare in modo che rendendole pubbliche ci sia poi effettivamente una caduta di queste elite globaliste. E anche io aggiungerei una presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica, anche quella che non segue i media liberi, eccetera, eccetera, sul fatto che la realtà è molto diversa dal quadro che ci presentano, dal racconto che ce ne fanno. Gianmarco, grazie di cuore per Grazie a te. essere stato con noi e per averci dato questo quadro così agghiacciante, così sconvolgente, ma così importante di quello che sta succedendo. E ovviamente non appena ci saranno ulteriori sviluppi, sei il benvenuto in qualsiasi momento per darci gli aggiornamenti su questa vicenda. Quindi Ok. grazie e a presto Gianmarco e Ciao a tutti. ovviamente grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, come sempre. Ciao Arnaldo, alla prossima. A presto. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.